Quindi noi possiamo dire questo: i conduttori sono quei materiali nei quali ci sono delle cariche libere. Libere da che cosa? Libere dai legami interni alla struttura atomica del materiale stesso. D'accordo? Quindi queste cariche libere, che sono elettroni, sono libere di che? Libere di muoversi quando noi applichiamo al materiale una certa differenza di potenziale. Appena applichiamo una differenza di potenziale, per effetto del campo elettrico, le cariche si spostano all'interno del materiale e si ha corrente elettrica, si ha conduzione. Mentre invece, quando è che sono isolanti? Quando è che sono isolanti? Quando gli elettroni sono legati. Sono legati o proprio alla struttura atomica, al nucleo, oppure sono comunque impegnati in legami all'interno, tra gli atomi. Servono proprio come legami, come fanno i legami all'interno della struttura della materia. Quindi in questo caso, se noi applichiamo un campo elettrico, applichiamo una differenza di potenziale, non succede quasi niente, cioè comunque non abbiamo una corrente. Gli elettroni sì, vengono un attimo, risentono del campo evidentemente, ma non, l'energia del, che noi applichiamo sul materiale non è sufficiente a spostarli dalla loro posizione. Noi vediamo in questa figura che cosa? Ci sono una serie di atomi che sono rappresentati attraverso i loro nuclei. Vediamo i pallini grossi, diciamo, d'accordo? Questi sono i nuclei. Attorno vediamo gli elettroni dello strato esterno. In particolare vedete che sono quattro elettroni qua. Nella struttura si dice più 4. Va bene? Questa è una struttura di tipo cristallino con legame covalente, che significa che gli elettroni dello strato esterno di ogni atomo vengono messi in comune, fanno legame covalente con gli elettroni degli atomi adiacenti. Per cui che cosa succede? Come vedete, ogni atomo ha 4 elettroni disponibili per fare legame covalente e quindi fa 4 legami covalenti con gli atomi che gli sono vicini. D'accordo? Quindi, diciamo, giusto per vedere la figura, questo qua, questo elettrone fa legame con questo. Una volta che fanno legame covalente, il legame è durissimo da strappare, è molto forte come legame. Questo elettrone fa legame con questo qua e così via dicendo, questo con questo, questo che non vediamo naturalmente, la struttura qua interrotta sarà con quello di sotto e così via dicendo. Quindi in questa struttura, in questo materiale con legame covalente, ogni elettrone dell'ultimo strato è impegnato in un legame e quindi fortissimamente legato. Quindi sarà un materiale isolante. Sarà un materiale isolante, possiamo dire. In questa figura vediamo un semiconduttore, ancora non l'abbiamo definito. Abbiamo detto conduttore è una cosa, l'isolante è un'altra cosa. Semiconduttore, la parola dice, è una cosa che è a metà, però non è che è una cosa che è a metà, perché a me personalmente una cosa che è a metà fa pensare, diciamo, ad una resistenza, no? Che però la resistenza è pur sempre un conduttore vero e proprio, con una certa caratteristica di resistività. Diciamo, la resistenza è un conduttore con una resistività elevata, ma sempre un conduttore è. Qua invece stiamo osservando un fenomeno completamente diverso. Allora, guardate qui, qua c'è un elettrone, lo vedete? E qua c'è una lacuna, ok? Che cosa sta succedendo? Cos'è successo? In pratica succede questo: nei materiali semiconduttori può capitare che certi elettroni vengano eccitati casualmente sino ad arrivare ad un livello energetico che è quello della cosiddetta banda di conduzione. Sapete che gli elettroni hanno
man mano ci sono, diciamo, man mano si procede dal nucleo dell'atomo verso l'esterno, sono suddivisi in fasce, in bande con energie differenti. Si parla di bande quando abbiamo più atomi. Cioè, se noi pigliamo l'atomo isolato abbiamo un livello energetico preciso, se noi abbiamo tanti atomi come in qualsiasi materiale abbiamo delle fasce energetiche. Allora, nei semiconduttori è possibile che per effetto di un fotone esterno, per effetto di agitazione termica, stiamo scaldando il materiale, eccetera, un elettrone o più elettroni passano in banda di conduzione, cioè rompono il legame covalente e si rendono disponibili quindi alla conduzione elettrica. Allora, quello che vediamo in questa figura è la formazione di una coppia elettrone-lacuna. Lo vedete? L'elettrone è quello indicato col segno meno, la lacuna è col pallino. La lacuna che cosa è? È un buco, per così dire, è la mancanza di un elettrone. Ok? Allora, tutte le volte che si produce questa situazione, noi abbiamo in banda di conduzione due cariche disponibili alla conduzione, una negativa, l'elettrone, e l'altra positiva, che è la lacuna. A tutti gli effetti la lacuna è un buco, è un foro, è una lacuna proprio come... è la bolla d'aria in mezzo al mare, d'accordo? Ma si sposta la bolla d'aria in mezzo al mare? A voglia. E anche la lacuna si sposta all'interno della struttura atomica del materiale. D'accordo? Quindi se noi applichiamo in questa situazione un campo elettrico, qua abbiamo una conduzione dovuta a due cariche di segno opposto, un elettrone e una lacuna. Questa cosa caratterizza la struttura dei semiconduttori. Nella figura qua che cosa vediamo? Che il movimento è indicato da queste freccette. Come si sposta l'elettrone è ovvio, come si sposta la lacuna è un po' meno ovvio, essendo la bolla d'aria in mezzo al mare, no? Che significa che si sposta la lacuna? Significa di fatto che un legame, che un elettrone impegnato in un legame va ad occupare quel posto lasciato libero dalla lacuna, è giusto? Ma per questo stesso movimento crea una lacuna nel posto dove era precedentemente, e quindi la lacuna si sposta esattamente come si spostano gli elettroni. D'accordo? Esattamente, questo è indicato qua in figura, insomma, sì. È interessante questa situazione nella quale noi possiamo sfruttare questa caratteristica dei semiconduttori per aumentare la loro conducibilità. Cioè non parliamo più di coppie di elettrone lacune che vengono creati a causa di eventi che possono essere termici o esterni, che possono essere irraggiamento da qualche fotone, ma qua, come vedete nella struttura, vedete questo più 3, ops, vedete questo più 3 qua? Qua abbiamo tutti gli atomi che sono più 4, tranne questo che è più 3. Cosa significa? È un materiale trivalente. Cioè, in una struttura cristallina fatta da atomi quadrivalenti, cioè che ognuno dei quali ha 4 elettroni nell'ultimo strato, ne inseriamo uno, per esempio qua, che ce n'ha 3 elettroni. Il che vuol dire che cosa? Questi 3 elettroni vengono impegnati nei legami covalenti con gli atomi adiacenti, ma uno manca, quindi c'è una lacuna, qua lo vedete, che rimane libera. Non viene impegnata perché manca l'elettrone, quindi non si può fare quel legame. Allora, questa lacuna è disponibile alla conduzione. Questo semiconduttore, come vedete, si dice drogato di tipo P. Lo state vedendo? Di tipo P, cioè nel senso, noi abbiamo introdotto con questo materiale trivalente una carica positiva che quindi è disponibile alla conduzione. Naturalmente più atomi mettiamo di questo materiale trivalente, maggiore sarà il numero delle cariche disponibili, maggiore sarà la conduttività del semiconduttore che stiamo, tra virgolette si dice, drogando. Il processo di inserire un materiale trivalente all'interno di un cristallino quadrivalente si chiama drogaggio. In questo caso è drogaggio di tipo P. In quest'altra situazione, che cosa succede? Noi stiamo inserendo questa volta un materiale pentavalente, lo vedete più 5? Benissimo.
Allora che cosa succede? Analogamente a quanto abbiamo detto poco fa, che succede? Noi abbiamo 5 elettroni disponibili, 4 di loro sono impegnati nei legami covalenti, uno è in più, quindi rimane libero. Allora in questo caso questo elettrone libero diventa disponibile alla conduzione. In questo caso il drogaggio con un materiale pentavalente si dice drogaggio crea per l'appunto delle cariche negative e quindi si dice drogaggio di tipo N per negativo. E in questa figura stiamo vedendo due diversi materiali che sono drogati, uno di tipo N, l'altro con un drogaggio di tipo P. Per la verità, ho detto una inesattezza, il materiale può essere anche lo stesso materiale, per esempio silicio, però la parte superiore è drogata con un elemento, con un drogante pentavalente, quindi c'ha cariche, c'ha elettroni, c'ha cariche negative disponibili alla conduzione. La parte inferiore, sempre silicio si tratta, però questa volta è drogato in maniera tale da avere disponibili lacune, quindi con un materiale trivalente. Abbiamo fatto un drogaggio di tipo P. In questa situazione noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso i due pezzetti di silicio di poco fa, uno drogato P e l'altro drogato N, e li abbiamo messi a contatto. D'accordo? Vedete che adesso si toccano. Che cosa succederà qui? È quello... Adesso lo vediamo più estesamente. Intanto ci interessa capire questa parola qui che ho sottolineato. Abbiamo formato quella che si chiama una giunzione PN, cioè abbiamo messo a contatto un semiconduttore drogato P con un semiconduttore drogato N, drogato in modo da avere cariche negative per la conduzione. Allora noi ci veniamo a trovare in questa situazione, lo disegno io. Supponiamo di avere questo materiale. Da una parte abbiamo cariche, sto disegnando solamente gli elettroni, va bene? Dall'altra parte abbiamo cariche positive, quindi le lacune. Non mi viene tanto bene. Devo fare più grande il più, ok? Va bene. Che cosa succede in questa situazione? Questa l'abbiamo chiamata giunzione PN, d'accordo? Dov'è la giunzione? È questo tratto verticale qui. La giunzione PN. Questo è il materiale di tipo P, questo è il materiale drogato N. Ci siamo? Che cosa succederà? Queste sono cariche libere, d'accordo? Significa possono spostarsi nel materiale e di fatto si spostano se non altro per agitazione termica. La domanda è: che cosa succede quando per agitazione termica una lacuna incontra un elettrone? La risposta è ovvia, è giusto? La lacuna che cosa è? La lacuna è una mancanza di elettrone, quindi è come dire noi l'elettrone Bloft va a cadere dentro il buco dove mancava un elettrone, quindi scompaiono un elettrone e una lacuna, d'accordo? Scompaiono materialmente. Allora quello che si viene a creare se noi ridisegniamo il pezzetto di materiale con la giunzione, che cosa è? Che c'è una regione a cavallo della giunzione nel quale non ci sono più cariche. Qua ci sono ancora elettroni liberi, qua ci sono ancora lacune libere, però a cavallo della giunzione si crea quella che viene chiamata in questo spessore qui, si chiama zona di svuotamento. Ok? Perché svuotamento? Perché non ci sono, si sono ricombinati elettroni, si sono ricombinati gli elettroni con le lacune. Ok? E quindi di fatto sono scomparse dalle coppie elettrone-lacune. D'accordo? Adesso l'interrogativo è: non si ricombinano tutte?
L'interrogativo è lecito, giusto? E non si ricombinano tutte. Perché non si ricombinano tutte? Qua è un passaggio molto delicato adesso da capire. Perché man mano la ricombinazione va procedendo, che cosa succede? Nella parte P viene a mancare una carica positiva, nella parte materiale drogato P qua viene a mancare una carica positiva, nella parte N viene a mancare una carica negativa. Il materiale era neutro prima, certo, c'erano cariche libere disponibili alla conduzione, ma l'equilibrio elettrico era assicurato, era bilanciato, tante cariche positive quante cariche negative, alcune erano libere ma il bilancio era, faceva zero, si equilibravano. Adesso complessivamente si riequilibra ancora tutto PN perché si sono ricombinate a coppie elettroni lacune, però la parte P manca di lacune, le lacune erano positive, quindi la parte P si ritrova carica negativamente perché mancano lacune. La parte N si ritrova carica positivamente perché mancano. Allora, se noi a cavallo della giunzione facciamo, cerchiamo di tirare fuori un diagramma che mostra l'andamento del campo elettrico a cavallo della giunzione, vediamo questa situazione qua. Vediamo se riesco a disegnarvelo con questo sistema. Noi facciamo un diagramma in cui in ascisse mettiamo il valore del campo, in ordinate, scusate, mettiamo il campo, il valore del campo elettrico, ed in ascissa stiamo mettendo la dimensione spaziale del semiconduttore. D'accordo? Allora, quello che noi andiamo a vedere è questa cosa. Qua si crea un certo livello che scende qui, così. D'accordo? Questo salto, vorrei farlo con un tratto più piccolo, se ci riesco, questo salto viene chiamata barriera di potenziale.